Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. 4 giorni fa Fantasia Store, link in descrizione, mi ha inviato a casa un box della seconda espansione di Keyforge, l'Era dell'Ascensione. E la cosa è sembrata fatta davvero apposta, dato che in questo video parleremo proprio dell'espansione blu, che ancora oggi molti forgiatori purtroppo detestano. Ma è davvero così pessima come si dice? In questo video vedremo in 3 punti perché AOA può rappresentare una valida opzione di partenza per tutti quei forgiatori che si stanno avvicinando al gioco. Prima di iniziare, volevo ringraziare Fantasia Store per l'omaggio molto gradito e volevo invitarvi a visitare il loro shop online, dato che potrete trovarci una vasta gamma di prodotti utili ad ogni occasione, partendo dai deck box, passando per le sleeves, fino ad arrivare alla vendita di mazzi singoli o box di Keyforge a prezzi davvero concorrenziali. Se oltre al gioco di mazzi unici poi, come me, vi cimentate anche in altri giochi di carte, troverete tutto quello che vi serve nel menu a tendina del sito, aggiornato ad una versione più intuitiva per accedere in ogni sezione dello stesso in modo più veloce ed immediato. Concludendo, quante volte vi è capitato di avere un budget a disposizione per poter acquistare un solo articolo, rinunciando ad un secondo per mancanza di fondi? Ebbene, Fantasia Store viene incontro ai giocatori anche sotto questo punto di vista. Con ScalaPay, infatti, selezionandolo come metodo di pagamento, potrete acquistare tranquillamente in 3 rate mensili i vostri prodotti preferiti senza rinunciare a nulla, avendo quindi più potere di acquisto e soddisfacendo il vostro desiderio che troppo a lungo avete rimandato. In più, con il mio codice potrete applicare uno sconto del 10% aggiuntivo alla cassa, quindi approfittatene per avere un doppio vantaggio, sempre della stessa percentuale, dato che il 30 di questo mese scadrà il codice attuale e ne subentrerà uno nuovo, che comunque vi inserirò il 1 dicembre sempre in fondo alla descrizione. Tornando a noi, vediamo quali sono i 3 punti fondamentali che dovrebbero spingere un giocatore a scegliere il richiamo degli arconti e perché si dovrebbe andare all'avventura per riportare alla luce il tesoro perduto di AOA. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! Questi 3 punti che stiamo per trattare si basano semplicemente su dati reali e tangibili. Se doveste avere altri motivi derivanti da esperienze personali, scriveteli nei commenti così da migliorare l'esperienza collettiva della community. Il primo punto è dato dal costo. Sembra brutto, lo so, ma non mancherà a vedere dei prezzi scontati per questa espansione. Infatti, visitando i maggiori e-commerce come Amazon ad esempio o la stessa Fantasia Store durante il periodo del Black Friday per quest'ultima, i prezzi dei box di AOA risulteranno nettamente inferiori al resto delle altre 3 espansioni uscite per Keyforge. Questa penalizzazione però in realtà potrebbe essere il punto forte del secondo capitolo del gioco di mazzi unici al mondo, dato che potrebbe essere la scelta ideale per quei giocatori che vogliono far avvicinare amici o parenti a Keyforge, se non altro giusto per imparare le regole base per poi, passo dopo passo, saperne sempre di più. È vero, lo ammetto, ho sempre consigliato ai nuovi giocatori di iniziare dalle ultime 2 espansioni, meglio se proprio l'ultima, qualunque esse siano. E continuo ad essere di questa idea, sia chiaro. Infatti mi riferisco principalmente ai veterani quando dico che sarebbe l'ideale investire su questa espansione dato che i costi ridotti potrebbero per assurdo farvi avere a casa quasi 2 box al prezzo di 1. Potrete così invitare qualche vostro conoscente, magari in tempi migliori, per omaggiarlo di un mazzo che non è proprio performante, ma che svolge egregiamente il compito di mazzo scuola. Nel secondo punto vediamo che AOA è anche la patria di un trio di combinazioni di carte, che hanno fatto e fanno tuttora la storia del gioco, e che tutti i forgiatori più navigati conoscono. Parlo dei mazzi che con generosità marziana più furto della chiave formano i temibili Jenka,
i battitorri che vanno a braccetto con i capo tribù Ganger, entrambi di casa Brobnar, e del letale inganno di casa Logos, scissione binata e trapianto dimensionale. Riuscire a giocare correttamente nel momento giusto di una partita queste combinazioni di carte potrà insegnare ai nuovi arrivati l'importanza di scartare carte inutili alla strategia di gioco, la scelta della casata adatta in ogni turno e soprattutto l'importanza di avere una visione di gioco più allargata e quindi non limitata al proprio campo di battaglia. Trovare un solo mazzo con una di queste tre combinazioni all'interno porrà un punto di riferimento da seguire principale dove attorno, partita dopo partita, inizierà a strutturarsi una seconda sinergia, una terza, una quarta e così via, fino a rendervi pienamente padroni del vostro unico. Ma se non si dovesse trovare il mazzo in questione? Nessuna paura, potrete farvi aiutare dai vostri amici a trovare una strategia valida alla quale il mazzo si appoggia, o giocare l'unico fino a scoprirne una direttamente voi stessi, e quindi ripetere il processo precedentemente descritto, partita dopo partita, fino a scoprire ogni segreto del deck. Il terzo ed ultimo punto che volevo trattare, che è poi quello che mi spinge ad avere una certa curiosità verso questa espansione, è che letteralmente stiamo parlando di un continente ancora totalmente inesplorato. Curiosando infatti sul sito Deck of Keyforge, link in descrizione, è stato tutt'altro che difficile arrivare alla conclusione che in rapporto al richiamo degli arconti e mondi in collisione, l'era dell'ascensione è stata nettamente meno presa in considerazione. I dati che lo dimostrano sono evidenti e lo dimostreremo calcolando un campione di mazzi, nello specifico quelli che hanno un valore di SAS pari o superiore a 90. Ebbene, stilando una classifica, il richiamo degli arconti conta la bellezza di 42 mazzi di questa categoria. Segue a breve raggio Mondi in Collisione, che ne conta la bellezza di 40. Terzo posto per Mutazione di Massa, che con i suoi 7 si aggiudica il gradino più basso del podio. L'Era dell'Ascensione ne ha soltanto 3. E calcolando che la sua data di rilascio al pubblico è avvenuta il 30 maggio 2019, possiamo essere tutti d'accordo sul confermare che questa espansione, rispetto a tutte le altre, è a tutti gli effetti un vero continente pronto per essere esplorato. Quando si parla del capitolo blu, si parla anche di bilanciamento più che riuscito tra mazzi. Vedere scontrarsi due deck di questa espansione il più delle volte offre uno spettacolo degno di nota, ma ho paura che questo sia dovuto però al poco interesse conferito ad AOA, che avendo visto i dati, anche volendo, non ha potuto dire la sua e automaticamente non ha visto nascere mazzi che avrebbero letteralmente spaccato il gioco. È anche per questo che l'Era dell'Ascensione non è mai stata paragonata a livello di forza alle sue altre tre sorelle, anche se ultimamente in qualche torneo si è sempre visto un mazzo di questa espansione arrivare nei piani alti della classifica. E sono più che sicuro che se ci saranno dei validi esploratori che andranno a caccia di tesori in questo territorio ancora a noi sconosciuto, l'Era dell'Ascensione potrà finalmente occupare il posto che merita e che a lungo gli è stato negato a fianco alle sue sorelle. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione, troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a Mutazione di Massa, e se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!